Eccoci qui, Halloween, convento di Lonato di Brescia. Siamo in compagnia di questo gruppo di ragazzi che chiedo subito da cosa sono vestiti questa notte al convento di Lonato di Brescia, la grande notte della paura, la notte di Halloween. Iniziamo da lui che è vestito meglio di me, ma quasi come me, che si chiama? Marco. Ok, Marco, da dove vieni? Satana. Vengo da Brescia. Marco da Brescia, cosa fai di bello, Marco, nella vita? Evado le tasse. Quindi sei in cerca di lavoro? Esattamente. Ok, che tipo di lavoro puoi cercare? Dai, facciamo un po' di pubblicità. Tanto pagato, poco lavoro. Ok, tanti soldi, poco lavoro. Ok, poi al tuo fianco la dottoressa si chiama? Sara. Sara, da dove vieni? Da Brescia. Da Brescia, nella vita cosa fai? La schiava. La schiava, interessante, interessante. Molto interessante. E nel tempo libero? La schiava. La schiava. Bene, doppio interessante. Spero che il tuo moroso non sia in sala, se no mi odia già. Dietro di te, che ha già apprezzo che si mette dietro di te, esatto. Si chiama? Ivan. Ivan, ciao Ivan, da dove vieni? Calvisano, Brescia. Calvisano, ah. Eravate sul telegiornale fino a ieri, sul TG1. 85enne, va dell'83enne. Ah, è quello che c'è in mano. Infatti non trovavano l'arma del delitto, cioè ce l'ha qua lui. No dai, a parte scherzi, cosa fai nel lavoro, hai detto? Cerco lavoro. Cerchi lavoro anche te? Siamo messi bene qua. Siete tutti messi bene, ok. Poi iniziamo dalla ragazza. Allora, la ragazza davanti a me che sta parlando fuori, che non mi caga. Ok, si chiama? Marika. Ok, Marika, da dove vieni? Da Castelmella. Da Castelmella? Bella. Provincia di Brescia. Ok, cosa fai di bello nella vita? Cerca lavoro. Cerco lavoro. Cerchi lavoro anche te da Castelmella? Anche te, ragazzi di Castelmella, cerchi lavoro? Sì, più o meno. Ok, nel tempo libero cosa ti piace fare? Oltre a fare la schiava come la tua amica? Non ho tempo libero perché ho un figlio. Non è tempo libero perché ho un figlio. Vuoi salutarlo? Si può dire il nome? Ok, spero che Francesco non veda mai come è truccata la mamma. Perché. Ah, stamattina che si è truccata così. Ah, interessante. Da oggi pomeriggio. Poi i due dottori come si chiamano invece? Chiamo Roberto, faccio l'assicuratore. Roberto, l'assicuratore. E l'altro dottore si chiama, vicino al microfono? Davide professionista. Davide professionista. Che canzone volete cantare, ragazzi? Gloria! Ok, vi state divertendo questa notte al convento di Halloween? Vai con Gloria, come nome dell'amorosa del nostro diavolo. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano che lavora piano, manchi a questa bocca, oh oh oh, che il cibo più non tocca, e sempre questa storia che lei è la chiama, gloria nei suoi fianchi. Mi sono accorto che non la sa. La mattina nasce il sole, entra odio e esce amore, che ha nome Gloria. Gloria, manchi tu nell'aria, Gloria, manchi come il sole, Gloria, manchi più del sole, Gloria, sciogli questa neve che soffoca il mio petto, oh, oh, oh. Ti aspetto, Gloria. Gloria Sandrino, chiesa di campagna, come si dice al convento, puzzi di cicoria, lascia aperto il cuore, scappa senza far rumore dal lavoro, dal tuo letto, dai giardini di Natale,
Saluta l'amorosa. Gloria. Puzzi di cicoria, gloria. Bravi i nostri amici. Halloween da Castel Goffredo, Mantova. Gloria. Fai la voce. Perché c'è il giorno e invece di dormire, David, e quando torna, gloria. Al tuffo dei papaveri. Per chi respira nebbia, Ivan, per chi respira rabbia, per me senza gloria, con l'unica sul divano, faccio stelle di cartone, pensando a gloria. Gloria, gloria, manchi tu nell'aria. Manchi come sale, gloria. Manchi più del sole, gloria. Sciogli questa neve, oh oh oh, che soffoca il mio petto, oh oh oh, ti aspetto gloria. La voce, vai! Gloria! Non vi sento! Chiesa di campagna, acqua nel deserto, lascia aperto il cuore, scappa senza far rumore, dal lavoro, dal tuo letto, dai gradini di un altare, t'aspetto gloria. Bravi, bravi, bravi! I nostri amici che sono venuti a trovarci qui al convento da Halloween. Fatti un bel applauso per i vostri costumi, per i vostri trucchi. Ciao ragazzi!